Sabato 12 febbraio riaprirà il Miu Disco Dinner, ma la discoteca di Marotta sarà l'unica a riprendere l'attività in provincia di Pesaro Urbino. Tutte le altre invece temporeggiano rispetto al via libera concesso dal governo ai locali da ballo, ai quali viene data la possibilità di riprendere l'attività da venerdì 11 febbraio. Un'attività concessa al 50% della capienza al chiuso e al 75% all'aperto, naturalmente con obbligo di Green Pass. Si riaprono i battenti dopo la chiusura obbligata dal 30 dicembre scorso, ma le ferite di mesi di chiusure sono troppo profonde e non manca chi preferisce riaprire con cautela, come confermato dal sindacato dei locali da ballo di Pesaro Urbino. Innanzitutto diciamo che speriamo che ci sia l'apertura perché da decreto l'11 si può aprire, ma sappiamo per esperienza purtroppo passata che possono cambiare le cose anche il giorno prima. Quindi l'augurio è quello di poter aprire innanzitutto. Poi sicuramente ci sarà un'apertura molto a rilento, considerando anche il periodo stesso. E magari chi aprirà si attrezzerà per aprire per le feste di Carnevale che sono sicuramente più appetibili dal punto di vista economico. Sono imprese che sono 2 anni ormai chiuse, a parte qualche mese, e che non vedono l'ora di ripartire, ma vogliono ripartire per non dover richiudere più. Quindi si cerca la massima serietà anche da parte di chi ci deve dare l'ok per riaprire e non a spot.